Siamo qui dalla chiesa di Sant'Olcese per la calza della Befana, organizzata tutti gli anni dal comitato. Siamo un gruppo di volontari che hanno dato seguito a una festa che è nata più o meno, quest'anno è la 19ª edizione, che era nata per ravvivare un po' il paese. Poi quelli che era il vecchio comitato hanno chiesto un aiuto a noi giovani e ora siamo noi che organizziamo. L'idea di una calza così lunghissima come è venuta? Ma è nata un po' da una tradizione di sarte del paese. E poi tanti lavoravano nel porto, in vecchie fabbriche, quindi avevano tanti sacchi di juta. Così e da un'idea è nata questa calza, che prima era molto più corta. E inizialmente era sui 10-15 metri, poi un po' per anno hanno allungato aggiungendo sacchi, toppe, fino ad arrivare alla misura attuale che è circa 39 metri. E che cosa c'è dentro questa calza? In realtà nulla, sono cerchi di ferro dove sono stati cuciti i sacchi di juta, vuota, ma è già pesantissima così, e poi il giorno della Befana viene in fondo il piede riempito di caramelle che la Befana regala a tutti i bambini che vengono a trovarci. È quindi un lungo lavoro quello di montarla tutti gli anni e smontarla? Sì, tutti gli anni viene riposta all'interno del nostro campanile con l'aiuto delle forze di tutti i nostri giovani, perché è molto pesante. E tutti gli anni al mattino viene qua, viene montata, la riempiamo di palloncini, e insomma il lavoro, la preparazione è lungo, però è una bella festa, quindi ci fa piacere.